Dopo 7 mesi di crisi, l'occupazione camere ad agosto si attesta intorno all'80%. Un turismo per lo più di prossimità, con un 60% di soggiorni dico regionali e un 40% di vacanzieri provenienti dal centro-nord Italia. Pochissimi i turisti stranieri, ma quasi il 65% delle prenotazioni è accompagnato dalla condizione di accettare il bonus vacanza. Giuseppe Rosano, presidente di Noi Albergatori Siracusa, quasi a conclusione del mese di agosto e comunque dopo un ferragosto che ha confermato quanto già delineato dopo la riapertura seguita al lockdown, prova a guardare al futuro, ma senza però una prospettiva incoraggiante. I fatti parlano chiaro, dice: fin qui abbiamo registrato un turismo in forte calo fatto di vacanzieri basso spendenti. Preoccupa inoltre lo scarso numero di prenotazioni di stranieri per settembre e ottobre, e poi a novembre si tornerà in letargo sino a Pasqua 2021 e dopodiché, si chiede Rosano, gli albergatori puntano su strategie di ripartenza con l'obiettivo di stipulare contratti di collaborazione con i soggetti che promuovono la domanda, tour operator e grossisti italiani e internazionali. Se la pandemia non si ripresenterà con gli effetti devastanti di quest'anno, per il 2021 prevediamo di garantire un congruo numero di soggiorni di turisti nella nostra città, assicurando nel coltempo posti di lavoro agli addetti che gravitano in tutto il comparto turistico. Ma quali servizi offre la città, precisa il presidente di Noi Albergatori? Siracusa sembra vivere in un'eterna incertezza. Per 2 anni abbiamo assistito allo scioglimento del Consiglio Comunale, alla querelle sindaco non legittimato, sindaco ratificato, all'inizio di marzo poi il lockdown. Si riparte, ma che la città è ancora in uno stato di torpore senza vitalità, dice Rosano, priva dell'occorrente entusiasmo, manchevole di supporto alla cittadinanza e all'imprenditoria, con le risorse economiche ridotte allo zero. E Rosano snocciola anche le carenze ataviche per quanto riguarda in città il trasporto pubblico e traffico caotico. Ortigia si trasforma in un Luna Park, strade urbane ed extraurbane ridotte a colabrodo. Necessitano quindi urgenti risoluzioni per dotare la città di una dignitosa area, intanto per lo stanziamento degli autobus urbani e non, il potenziamento dei parcheggi, il decoro e la pulizia della città di Siracusa.